Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Cene favolose, menù studiati nel dettaglio, chef rinomati. Queste le caratteristiche principali delle cene palladiane che anche quest'anno hanno conquistato i palati più esigenti. L'ultimo appuntamento della stagione giovedì 6 ottobre a Lugo di Vicenza in Villa Godi Malinverni. Si terrà a Lugo di Vicenza la cena di chiusura della stagione 2010-2011 delle cene palladiane, rinomate serate di gala organizzate all'interno dei gioielli dell'architettura del Palladio che punteggiano la nostra provincia. Artefici di questa proposta i ristoratori di Confartigianato Vicenza, che hanno portato in tavola eccellenze enogastronomiche tipicamente beriche, condite con una spruzzatina di cultura e di riscoperta del nostro patrimonio artistico e architettonico. Ci parla della location che ospiterà l'ultima cena in programma per quest'anno l'ospite della serata, Cristian Malinverni. Innanzitutto è la prima villa di Andrea Palladio, per me da proprietario di villa è un onore ospitare questo importante avvenimento in collaborazione con gli artigiani. Sicuramente sarà una splendida serata, un'opportunità per tutti gli ospiti di visitare la villa, apriremo dei saloni anche sempre chiusi, quindi è una possibilità in più. Il menù che verrà proposto alla cena di Lugo di giovedì 6 ottobre coniugherà prodotti di stagione, creatività ed esperienze sensoriali uniche. Useremo piatti tipici e vini tipici vicentini, soprattutto della Pedemontana, dagli antipasti fino ad arrivare ai dolci. Qualche esempio? Allora, partiremo con degli aperitivi in onore al 150° dell'Unità d'Italia, che è sempre un avvenimento importante. Poi dagli antipasti fino ad arrivare ai primi useremo dei prodotti tipici quali le castagne di Lugo, visto che il territorio è Lugo di Vicenza, fino poi ad arrivare all'anitra che è il piatto di secondo principale, poi il dolce di chiusura. A fine serata per tutti i partecipanti una serigrafia didattica che illustra usi e consuetudini della villa nel Cinquecento. Necessaria la prenotazione all'ufficio categorie di Confartigianato Vicenza in via Fermi 134.